11 agosto 2002, Santa Chiara, i quattro Vangeli della Chiesa Cattolica, formazione il Figlio dell'Uomo, lettura del Vangelo secondo Luca, Luca 23.1. Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, impediva di dare i tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo re. Pilato lo interrogò: «Sei tu il re dei giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla: «Non trovo nessuna colpa in quest'uomo». Ma essi insistevano: «Costui solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui». Udito ciò, Pilato domandò se era Galileo, e saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto, perché da molto tempo desiderava vederlo per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò con molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. C'erano là anche i sommi sacerdoti e gli scribi, e lo accusavano con insistenza. Allora Erode, con i suoi soldati, lo insultò e lo schernì, poi lo rivestì di una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici. Prima, infatti, c'era stata inimicizia tra loro. Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo, disse: «Mi avete portato quest'uomo come sobillatore del popolo. Ecco, l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quelle di cui lo accusate, e neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte, perciò, dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò». Ma essi si misero a gridare tutti insieme: «A morte costui, dacci libero Barabba!» Questi era stato messo in carcere per una sommossa scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò con loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù, ma essi urlavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Ed egli per la terza volta disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò». Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommossa e omicidio e che essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato le mammelle, che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire dai monti: cadete su di noi, e ai colli: copriteci. Perché se trattano così il legno verde, chi avverrà del legno secco?» Venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati. Quando giunsero al luogo detto Cranio, lo crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno». Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schermivano dicendo: «Ha salvato gli altri, salvi se stesso, sei il Cristo di Dio, il suo eletto». Anche i soldati lo schermivano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei re dei giudei, salva te stesso». C'era anche una scritta sopra il suo capo: «Questi è il re dei giudei». Uno dei malfattori, appesa alla croce, lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi». Ma l'altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena. Noi giustamente perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male».
e aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò dal mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio. Veramente quest'uomo era giusto. Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano, e così le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, osservando questi avvenimenti. C'era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, persona buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, una città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto. Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Gesù. Esse osservarono la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono gli aromi e gli oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo secondo il comandamento. E partite, predicavano che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Il re Erode sentì parlare di Gesù, poiché intanto il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risuscitato dai morti, e per questo il potere dei miracoli opera in lui. Altri invece dicevano: è Elia. Altri dicevano ancora: è un profeta come uno dei profeti. Ma Erode, al sentire parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risuscitato. Erode, infatti, aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, la moglie di suo fratello Filippo, che egli aveva sposata. Giovanni diceva ad Erode: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade gli portava rancore e avrebbe voluto farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendo giusto e santo, e vigilava su di lui. E anche se nell'ascoltarlo